ringrazio il sindaco di aver accolto questo nostro invito. Abbiamo pensato di organizzare questo forum perché nel settembre è un po' il mese della ripartenza per tutto quanto, e quindi mi sembrava giusto fare l'occasione per fare un po' il punto di cosa ti aspetta da qui in avanti, perché penso ci siano molte sfide, molti problemi, molte occasioni per parlare di sviluppo di questa città e di quello che succede. È stata un'estate abbastanza densa di argomenti, dalla casa di riposo, il campo rom, la stessa organizzazione del settembre, quindi credo che i temi per cui discutere ce ne siano parecchi. E anche un po', come dire, la vera partenza per questa giunta, che per quanto sia in parte nuova, comunque è una giunta che ha 5 anni alle spalle, ha avuto questo periodo di un estivo di rodaggio, adesso però deve partire. Partiamo subito con le domande, facciamo un po' un giro di domande, credo che la prima fosse quella di Danilo. Io parto proprio dal settembre astigiano, quindi mi collego a quello che ha detto il direttore. Si va verso un ente manifestazione, chiamiamolo così, che forse avrà un altro nome in via definitiva, però un ente che si occuperà di tutti gli eventi più importanti di questa città. Volevo chiederle qual è il programma, quel cronoprogramma per metterlo a punto, quindi per arrivare alla definizione di ruoli e partecipazioni di questo ente, quale sarà il ruolo del Comune di Asti all'interno di questa realtà e quali sono le novità, le idee che lei come sindaco, quindi a nome della città, intende proporre per modificare alcune organizzazioni, comunque per modificare in qualche modo la forma di alcuni di questi eventi, le cose che lei proporrà al tavolo del futuro. Allora, intanto posso tutti di ringraziarvi di questa opportunità, come vi dicevo prima, è la prima volta dal 98 che mi capita una cosa così, quindi sono passati un po' di anni da quando mi occupo di amministrazione locale e non ho mai avuto la possibilità di avere un vero e proprio esame di quinta superiore. Quindi, ognuno nella sua materia a interrogarmi. La prima domanda è una domanda importante che mi tocca sia da amministratore, da sindaco che da appassionato di questa città, da persona che ha l'astigiano nel sangue. Io dico sempre che sono arrivato quando ho fatto il militare fra il dicembre del 92 e il dicembre del 93 in una caserma dove c'erano circa 400 persone. Di quelle 400 persone, due conoscevano Asti, uno la conosceva per la pista da motocross perché era un appassionato di moto, l'altro la conosceva per il vino, le altre non sapevano dove era Asti, vicino a Torino, siete. E non eravamo con gli americani o degli australiani, con della gente che era magari di Milano, di Varese o di altri posti. Io sono uscito di quelle 400 persone, credo a portare almeno 200 in questi 30 anni ad Asti, alcune di queste saranno venute 20-30 volte, si sono appassionate delle nostre cose. Quindi la prima cosa è intanto credere nel tuo territorio, non c'è carta, con rispetto parlando, non c'è biglietto da visita, non ci sono investimenti pubblicitari che pagano tanto quanto l'entusiasmo di una persona che descrive per la sua. Ed è giusto che se tu già parti e non ci credi, tipo il barista che ti arriva uno e ti dice mi dia un prosecco e tu tranquillamente glielo dai senza neanche proporgli quello che hai a livello locale, cambia un po' la filosofia. Allora, proprio da astigiano convinto, appassionato e oggi amministratore e sindaco, ritengo che il nostro sistema astigiano sia qualcosa di unico da cercare di valorizzare al massimo. Come ho spiegato ai rettori nell'ultimo consiglio del Paglio, però, a differenza di già solo un anno fa, dove gli si proponeva creiamo un ente, cosa dite, facciamo questa cosa, guardate che potrebbero esserci in futuro dei problemi che renderanno più difficile l'organizzazione della nostra festa, vogliamo fare una cosa assieme, pubblico e privato, i rioni con il comune, vogliamo valutare, vogliamo sentire. Ecco, da quella fase lì, di una proposta, di un'ipotesi, si è passata oggi a una fase che invece più cronica, diciamo così, di un problema che oggi si manifesta con maggiore forza e non si manifesta soltanto per quanto riguarda il Paglio, ma anche per tutte le altre iniziative, per cui non è più cosa ne dite facciamo, guardate che bisogna fare questo. E il bisogna fare vuol dire che ci godiamo al massimo il settembre astigiano senza pensare a tutti i problemi che arriveranno nell'autunno. Io ieri ho letto e mi sono reso conto dopo 5 minuti, ho guardato una bolletta della luce che mi è arrivata e sono andato a vedere l'esatto periodo dell'anno scorso, nella mia abitazione sono passato da 230 a 650
ed è la prima che ha questo quasi triplicare di, mi aspetto ancora le prossime, quindi sarà un autunno dove la gente sarà concentrata su altre cose, altro che fare festa, ci saranno tutta una serie di problemi e i problemi saranno anche degli enti locali. C'è un appello sia dell'Unione delle Province che dell'ANCI che allo Stato dice: se non arrivano risorse per il caro bollette per aiutarci a far di fronte, guardate che noi rischiamo di dover tagliare dei servizi. Allora, il Comune di Asti oggi non ha tagliato servizi, non ha in previsione almeno fino alla fine dell'anno di tagliarli. È logico che ci saranno delle difficoltà da affrontare. Allora, stabilito che le difficoltà e le priorità saranno altre, perché bisogna specificarlo bene, perché purtroppo oggi viviamo in un'epoca social dove uno dice voglio fare a settembre, ma il settembre astigiano non è la priorità, pensi solo a divertirti, le cose sono altre. Allora, sappiamo che le cose sono altre, però c'è il settembre astigiano, e il settembre astigiano è una risorsa, è un qualcosa che potrebbe aiutare questo territorio a crescere e invece di ritornare indietro e il crescere quindi in questo momento ha la necessità per poterlo fare di organizzarsi diversamente, e l'occasione arriva dal fatto che noi abbiamo verificato negli scorsi mesi che le stesse difficoltà le sta attraversando la Camera di Commercio. Se non ci fosse stato il Comune di Asti, e credo che sia il Presidente Coscia che altri nell'intervento lo abbiano chiaramente detto in Camera di Commercio, le sagre quest'anno non si facevano. Ad un determinato momento, quando mi sono accorto che si rischiava di perdere le sagre, il Comune non solo ha detto mettiamo 35.000 euro che non abbiamo messo, non solo ci assumiamo di fatto la responsabilità dell'organizzazione, perché in questo momento è il nostro ufficio tecnico che sta facendo il piano di sicurezza, che sta facendo tutta una serie di cose, che sta prendendo gli incontri, quindi stiamo parlando come quasi la manifestazione sia diventata nostra, non sia più della Camera di Commercio. Poi ci dicono ci sono solo 13 pro loco, lo so, però intanto ripartiamo. La scelta è stata quella di salvare lo spirito iniziale delle sagre. Si poteva benissimo dire a tutte le prologo: venite, montate due tende, due pagode che in mezz'oretta si montano, fate qualche cosetta, magari non facciamo tutti la sfilata. Invece si è voluto dire le sagre, che siano, perché siano sagre, devono essere con la parte culturale della sfilata, ci devono essere in piazza le casette, ci devono essere tutta una serie di cose che purtroppo non tutti erano in grado di garantire, e avevano bisogno del tempo per tornare certe colloque a essere quelle che erano in precedenza. Perché in 3 anni, è vero che sono 2 edizioni, come dico sempre per il Palio, ma dal settembre 2019 al settembre 2022 sono passati 3 anni. In questi 3 anni purtroppo qualcuno è mancato, di Covid non solo, purtroppo qualcuno anche di Covid, qualcuno è invecchiato e ha, non si usava magari dire non me la sento più, e quel fatto che sono stato per me 3 anni fermo, avevo l'occasione per dire guardate, non ci sono altre persone di altre abitudini che andavano con le altre pagine, ogni prologo da qualche altra parte, oggi magari fa altro, oggi magari ha preso Netflix e guarda la televisione la sera. Purtroppo sono cambiati, e lo si vede, faccio sempre l'esempio, a posto di stufare, dei circoli per gli anziani. Andate a girare la Vai Salto, andate a Mosenzo, laddove c'erano 100 persone che alle 4 del pomeriggio giocavano a carte, oggi ce ne sono 10-20. Quelli sono i numeri che ti fanno rendere conto di come è cambiata la socializzazione sul nostro territorio. Allora, mi sono accorto che lo stesso problema relativo al parco l'aveva la Camera di Commercio per l'organizzazione delle sale, e che probabilmente le prossime edizioni sarebbero state nuovamente a rischio. Nello stesso tempo è evidente che non possiamo arrivare a maggio e giugno a immaginare come promuoviamo gli eventi di settembre, come facciamo. È necessario il giorno dopo la fine di un settembre astigiano che si inizia a organizzare e programmare quello. Allora, un ente consentirà di risparmiare dei tempi, di gestire il tutto in modo più snello, probabilmente risparmiare risorse, ma soprattutto andare a cercare risorse. In queste settimane noi abbiamo visto che ci sono degli sponsor che vogliono avvicinarsi alle nostre grandi iniziative. A voi pensate soltanto, vabbè, lasciamo il Palio di cui sono particolarmente affezionato, ma i numeri delle sale, 300-350.000 persone, ma qual è l'azienda che se avesse un prodotto che si può abbinare di facile consumo, anche soltanto di un messaggio pubblicitario che transita a quelle persone che non viene pagando un qualche cosa? Io mi dico lo stand della Lavazza che fa il caffè, o una Sant'Anna che mette l'acqua naturale e la vende una bottiglia a 1 euro, vende 200.000 bottiglie in quella piazza, o regalarla se lo vuoi fare in modo promozionale. Noi siamo ingessati, cioè vi porto l'esempio del mio secondo anno. Verso gennaio un soggetto privato
così non facciamo pubblicità, non lo diciamo, mi dice che era disposto a dare 8.000 euro, aveva 8.000 euro a bilancio a gennaio da mettere in promozione, la voleva abbinare alle manifestazioni relative al Palio, e quindi mi proponeva, visto che avevo scoppiato il Palio di Sbagliatori da quello di settembre, una presenza sia a maggio che a settembre, e c'erano 8.000 euro. Io, convinto di poter il giorno dopo incassare gli 8.000 euro che erano disponibili, parlo con il mio dirigente per immaginare quale procedure avviare, questo mi dice: fermo, non è così semplice, quindi dobbiamo fare un bando. Dico: un bando? Il bando lo faccio quando devo pagare qualcuno, devo chiedere, no, il bando tu devi farlo anche in entrata, devi andare a dire, attenzione, 30 anni che non avevo mai sentito che qualcuno volesse dare un soldo al Palio, però visto che c'è uno che vuole dare 8.000, sicuramente ce ne sarà un altro che vuole dare 8.000 e un euro, e quindi allora di fare un bando dicendo che cosa gli dai in cambio di quegli 8.000 euro e compagnia. Noi ci abbiamo messo a preparare il bando, farlo uscire, vedete, 4 mesi. Provate a superare maggio e quel signore ci dice: guardate, io vi do soltanto più 4.000 euro perché c'è soltanto più settembre, non più maggio. Ma un soggetto privato avrebbe già concluso, avrebbe fatto già un contratto, avrebbe... Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, a noi ci stanno mancando gli uomini. Come in Camera di Commercio è venuta meno la presenza, la pensione, la figura storica, la Silvana, che era la mente storica, il contatto con tutte le proloco. Io dico sempre che probabilmente sa il numero di coppie che aveva ogni casetta e qualsiasi cosa che capitava su quella piazza. Lo stesso potrebbe capitare da noi. Quando ero un ragazzo nel Comitato Paglio che faceva 0141 399 486 o 482, che sono due interni che avevano Katia Borghi e la Silvana Ferrari, si seguivano lì, il Paglio intorno c'erano due persone, un dirigente, un funzionario, un'altra persona e altri collaboratori, poco alla volta si sono ristretti. Oggi tutto pesa di fatto su una o due persone. Viene a raffreddore una di queste, o decide un anno di andare in vacanza, o va in pensione magari tra qualche tempo. Non c'è nessuno che è in grado di gestire quella cosa. Quindi noi da una sera alla mattina rischiamo di trovarci a dire che cosa facciamo e dover inventare delle cose. Allora, c'è ancora tempo in questi mesi qui per poter prevenire questa emergenza che sta per arrivare e organizzarsi in modo che si possano dare delle risposte. Il Settembre Astigiano è un veicolo promozionale incredibile, unico, da sfruttare di più, che non può che avere delle ricadute importanti su questo territorio, e sono convinto che attraverso un ente o un altro soggetto, che non sia la Camera di Commercio e il Comune che lo gestiscono, possa davvero migliorare la situazione e cercare davvero di far cogliere a pieno il potenziale che queste manifestazioni che hanno. Noi abbiamo citato Sagre e Palio, naturalmente vuol dire Duia, vuol dire tutto il resto che si mette in piedi, comprese sinergie magari con altri soggetti privati che oggi stanno creando delle altre cose importanti che sono ormai diventate tradizione del Settembre Astigiano, come ad esempio Arti Mercanti o altrimenti anche il One Street e tutte le illustrazioni con One Street e tutte le cose che si organizzano. Quindi, ripeto, non è più una scelta, diventa un doverlo fare. Quindi da ottobre si comincia. Secondo me i tempi, visto che mi hanno detto un cronoprogramma, l'ultima settimana di settembre io mando la lettera a tutti gli enti, a tutti i soggetti interessati, che nella prima settimana di ottobre ci si deve incontrare per chiarirsi su che cosa significa creare un ente e dove si vuole andare. Relativamente a che tipo di ente dipende da chi ne vuole far parte. Quindi, se nell'ente ci vogliono entrare comitati Palio perché gli interessa il Palio, l'unione delle proloco, se ci vogliono entrare anche dei privati, avrà un certo tipo di ragione giuridica e andrà in moderazione. Se ci saranno soltanto enti, ne avrà un'altra. Se poi ci saranno enti solo locali, useremo un certo tipo di natura giuridica del soggetto che andremo a inventarci, viceversa, se dovessero entrarci la regione, dico il ministero perché crede che sia una cosa importante, sarà qualcosa ancora di diverso. Però questo ai primi di ottobre, in base a chi è intenzionato a farvi parte, ci consentirà di partire. Allora, invece c'era Marta che voleva fare una domanda su viabilità, traffico. Concentrare il Settembre Astigiano rispetto a Corso Savona e il traffico, abbiamo già visto a inizio settembre che al mattino e dalle 5 poi in uscita e in entrata è abbastanza caotica la situazione da
corso Savona fino quasi praticamente alla Via della Sagra. Con il 12 settembre siamo molto preoccupati perché con l'inizio delle scuole a mattino ci sarà un traffico che aumenta. Sono previste da parte dell'amministrazione comunale delle idee, soluzioni, qualche aiuto soprattutto a chi arriva dal sud astigiano, i mezzi pubblici, le coincidenze con i treni, l'ingresso e scuola? Beh, intanto questo consente di dire che si sono persi dei treni in passato, quindi quando 20 anni fa si parlava già di una tangenziale, di un secondo sul ponte sul Tanaro, se si fosse fatto oggi ci sarebbero già delle alternative, perlomeno per una parte di traffico, quello che entra magari da sud per andare verso non il centro ma da altre parti, ma che in centro deve venire per poter poi proseguire, quindi un traffico parassitario. E quindi mi ricollego a quello per dire che questa per noi è una priorità, come sapete. Cercheremo di correre al massimo perché prosegua la progettazione almeno del primo lotto, che è quello più importante, meno impattante e su cui tutti ci dovremmo trovare d'accordo, quindi un secondo ponte che arrivi fino a Corso Alba e che sia alternativo al ponte di Corso Avona, perché capitasse qualcosa del ponte di Corso Avona, come abbiamo fatto adesso dei lavori a Giolì, che dovessimo mai per un qualsiasi motivo dover rifare a Corso Avona, vuol dire andare per chi arriva da sud o chi deve uscire o a Govone o tutti su Corso Alessandria con un disastro. È un po' singolare e persino cosa da far sorridere la vicenda del cavalcavia in via Giolitti, perché i primi 2 anni della mia amministrazione sono stati 2 anni dove abbiamo ricevuto lettere, insulti su Facebook, gente che tutto il giorno era a fotografare i ferri che uscivano dal cavalcavia, che bisognava rifare il cavalcavia, che voi siete fatti, poi figuriamoci quando è ancora caduto il Morandi, come questa cosa qua è esplosa, tutti i giorni lì, voi non vi preoccupate dei morti che ci potrebbero essere, queste altre cose. E noi subito avevamo investito delle risorse per fare delle verifiche che avevano subito evidenziato il fatto che la struttura non dava problemi di staticità e quindi si poteva continuare a passare sopra e utilizzare, ma che dopo molti decenni necessitava di un restyling. Allora siamo partiti per trovare le risorse per poterlo fare. L'intervento per mettere a nuovo quel cavalcavia, quel viadotto, quel ponte è un intervento che dovrebbe essere di un anno circa. Quindi la scelta, secondo me intelligente, che noi abbiamo fatto è un blocco un anno di cavalcavia Giolitti, ma faccio 3 lotti e lo divido su 3 mesi e mezzo circa ognuno e vado a farli il più possibile nell'estate, quando ci sono le scuole, quando c'è meno traffico, compagnia bella. Il primo anno, l'anno scorso, ci doveva essere il primo lotto, invece l'azienda che si era aggiudicato il tutto per i carri materiali, per 1000 altri motivi, non entriamo nel dettaglio, rinuncia e quindi slittiamo ulteriormente di un anno. Le procedure che abbiamo avviato sono procedure che sono andate un po' le lunghe e noi di fatto abbiamo iniziato un po', è stata già iniziata, quindi il 1° di luglio, quando noi in teoria avevamo già 15 giorni da usufruire prima. Noi gli ultimi giorni in scuola avevamo intenzione di partire per così essere poi pronti a metà settembre. Ora i lavori arriveranno credo nel mese di ottobre, e il primo posto sta andando avanti speditamente. Credo che avete avuto la possibilità di fare un sopralluogo con noi, di vedere come l'azienda lavora. Anche lì partono i lavori, tutti prima mi chiedevano, adesso tutti arrabbiati perché i lavori non ci sono, e poi oltretutto il massimo sono quelli che ti insultano, ti dicono che è una vergogna che sia tutto chiuso, che non vedono la gente che lavora. Ci credo, sopra noi non tocchiamo, noi stiamo lavorando sotto, su ogni piglia, andandola a rinforzare, andando a fare un lavoro che andava fatto, che metterà di nuovo per 50-60 anni di sicurezza quell'infrastruttura. Capisco benissimo il disagio, sono convinto che a settembre lo vediamo anche noi, quando veniamo a lavorare la mattina, quando ci muoviamo in determinati orari, sono alcune settimane, alcuni mesi che è un paradiso, perché sappiamo benissimo che il primo giorno in scuola cambierà il mondo. Quindi, più che dire, potenziare determinati servizi, la presenza della municipale per cercare di snellire, più che fare delle attività di questo tipo, qualche cosa invece proprio di pesante, di intervenire dicendo stravolgo tutto, venite ad Asti in treno, non venite in macchina o robe di questo genere, è un po' più difficile da attuare. E di quest'anno di sicuro non cade. Cosa può succedere? Può succedere che noi, ai 1° di ottobre, avendo un termometro della situazione, di quello che è capitato in questo primo lotto, possiamo eventualmente calibrare diversamente i lotti successivi
Ricordo che abbiamo fatto da Piazza Mendola fino alla ferrovia in questo primo lotto. Il prossimo anno partiremo dalla ferrovia fino a Corso Venezia, e l'ultimo anno lasciato volutamente per ultimo, perché tutte le volte che hai a che fare con le ferrovie dello Stato vuol dire perdere non dei mesi, degli anni a trovare il referente che ti deve autorizzare, che tutto vada bene, poi appena gli arrivi vicino c'è subito qualcuno che... E quindi, in attesa di avere tutte le autorizzazioni, in quanto il servizio pubblico sotto continua a esserci, quindi il lavoro dovrà essere fatto in massima sicurezza per i treni che ci passano sotto, lo lasciamo poi quindi all'estate del 2024. L'esperienza, ripeto, di quest'anno io credo che possa servirci con anticipo a capire i prossimi anni come gestirla magari meglio e vedere le cose che non sono funzionate per cercare di correggerci. Sono convinto che però del disagio maggiore di quanto non ci sia adesso a settembre arriverà. Però è anche vero che la gente deve poco alla volta abituarsi a cambiare il modo di vivere. Quindi se da Canelli ci sono quattro persone che vengono ad Asti in auto con quattro auto diverse, premesso che non lo faranno tanto per farci piacere e per cercare di diminuire il traffico, ma arriverà un punto che tornerai a fare i viaggi insieme, perché con il caro carburante e altro converrà poi a tutti di prendere delle decisioni diverse. Andando in quella direzione, visto che si entra nel discorso della viabilità e gli interventi, noi interventi strutturali che stiamo facendo nell'ambito di, immaginando nell'ambito di finanziamenti che abbiamo preso, sia regionali che nazionali, relativamente alle piste ciclabili e relativamente alla mobilità in genere. In sostanza, assieme alla Regione Piemonte, stiamo immaginando di far sì che la stazione di Asti e anche a Ferrovie dello Stato, che abbiamo incontrato e andrà a rivedere completamente, ci sarà un restyling di piazza Marconi da parte della che riguarda la stazione, quindi di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Noi più volte abbiamo lamentato il fatto che i prezzi che chiedono di affitto ci siano solo delle vetrine vuote, non ci sia più bar, non c'è più la tabaccheria e tutte queste altre cose qua. Abbiamo anche chiesto degli interventi per telecamere, per maggiore illuminazione. A luce di questi ragionamenti, che per anni sono andati avanti, un po' interrotti dal Covid, oggi sono arrivati con un progetto che, inserito con quello che stavamo portando avanti nella regione, dovrebbe cercare di far sì che venga fuori proprio una vera e propria ciclostazione da noi, e dove si cercherà di convincere di arrivare quelli che potranno sempre più con un treno su Asti, perché alla stazione avrà la possibilità di avere la bicicletta, di avere delle altre cose e muoversi in un modo differente rispetto a quello che hanno utilizzato fino ad oggi. Andremo ulteriormente in aiuto completando il tratto di pista ciclabile che oggi esiste, quindi andando a rimettere un po' a posto da Viale Pilone Asti Est fino alla stazione. Noi andremo a completare dalla stazione fino alla Sacline, dalla Sacline c'è già l'altro che arriva fino ad Asti Ovest. Credo che appena finiscono le tribune in settembre astigiano partono i lavori su Corso Alfieri per un tratto ciclabile. Corso Alfieri sarà soltanto in uscita e l'altro in entrata sarà una pista ciclabile. Quindi stiamo cercando di prendere finanziamenti per cercare di andare in quella direzione. Non è semplice, perché non siamo a Piacenza o una città che è in piano, una città anche con delle colline, quindi non a tutti può piacere, anche se dice la pedalata assistita va bene, utilizzare la bici, ma allo stesso tempo siamo anche una città storica, che ha un centro che non si presta alle ciclabili, perché bisogna essere consapevoli che se io metto una ciclabile vuol dire che tolgo parcheggi e negozi o che tolgo qualche cos'altro, quindi di fronte a qualcuno che ha contento c'è un mondo che insorge, lo stiamo vedendo un po' da tutte le altre parti, e dove tra l'altro le piste ciclabili hanno ancora dei costi incredibili e molte amministrazioni, cosa che non stiamo facendo per il momento noi, hanno optato per quelle che non sono vere e proprie piste ciclabili, ma sono quelle disegnate per terra, per dire qui passano le bici, ma quella non è a norma, non è considerata la 12 strada una vera e propria pista ciclabile. La pista ciclabile ha delle misure, ha degli strumenti che tutelano i ciclisti rispetto a quella che è il percorso dell'auto, quindi questo è. Nell'ambito di questo si inserisce poi ancora, così vado ancora oltre, tutto il discorso del piano urbano del traffico, che porterà a un aumento della ZTL e dell'isola regionale. È imminente la parte della cattedrale che avevamo già deciso prima nel Rasero 1,
c'è anche già una data, perché se ne parla da un po'. Sì, allora se ne parla da un po' e noi siamo pronti, attendavamo dal Ministero l'autorizzazione a installare le telecamere, perché anche qui uno dice il sindaco di una città, tutti contenti, decide di fare l'isola pedonale, mettere le telecamere, no, le telecamere devono essere autorizzate dal Ministero, darò che si prende i suoi tempi, fa le sue verifiche, e poi dopo ti dice forse vediamo. Per cui è imminente il fatto che si possa piazzare, dico ormai pochissimi mesi, io spero entro la fine dell'anno che sia già in funzione la ZTL e nuova isola pedonale intorno alla cattedrale, ma non basta, noi aumenteremo anche in centro l'isola pedonale e cercheremo di limitare l'utilizzo delle auto. Facendo su questa seconda parte, cercando di coinvolgere anche la minoranza, con un ragionamento che speriamo sia il più oggettivo possibile, nel senso a me piacerebbe ragionare e sentire anche le idee altrui, se c'è voglia di, non uno vede il bicchiere mezzo pieno, l'altro mezzo vuoto, non ci troveremo mai, ma di cercare di capirsi e comprendersi. Esempio, cosa voglio dire? Se tu vuoi scoraggiare l'uso dell'auto, dico una stupidaggine, devi agire per cercare che l'uso dell'auto non sia più economico. Se io metto 10 euro il parcheggio all'ora in centro, dico una stupidaggine, ma per far capire, è molto probabile che uno che viene a lavorare in centro decida di non venire in auto per andare a Roma. Ma se la minoranza mi chiede dobbiamo, non dobbiamo usare le auto, e io immagino che ci sia uno strumento, e poi anziché essere contenta che ho trovato uno strumento per limitare le auto, mi viene a vedere, ho aumentato il parcheggio, il sindaco aumenta il parcheggio e tutto quanto. Quindi o le macchine non le fai proprio arrivare in città e quindi parcheggi sul cambiatore e li lasci a 3-4 km, ma poi lì bisogna essere consapevoli che ci vuole un forte investimento di vasta navetta per la famiglia Vale, perché se uno arriva in Corso Savona e ogni 5 minuti ha il pulmino per venire in centro, lascio la macchina, tempo di parcheggiare, non ho perso uno, fra 5 minuti c'è un altro. Ma se io arrivo e il pulmino mi passa fra 40 minuti e io in 5 minuti sono in centro, io vengo. Dov'è che funzionano queste cose? So, Famagosta, tu arrivi a Milano, hai il mega parcheggio, lo lasci lì, devo andare in centro, cosa sto lì a cercare, prendere la multa, vale, prendo la metropolitana, arrivo in luogo, o arrivo dove voglio. La nostra ancora una città di 76.000 abitanti che ha delle dimensioni tali, per cui quella cosa lì non funziona, l'hanno già provata. In un anno, mi pare che erano meno di 10 in un anno, non in una settimana, le auto che hanno utilizzato il parcheggio scambiatore di Corso Savona, che gli erano stati fallimentari anche quelli dalle altre parti. Allora, la gente vuole avvicinarsi alla città il più possibile. Vogliamo togliere i parcheggi da Piazza Alfieri e pedonalizzarla? Noi abbiamo un contratto di servizio con ASP che dice che ci sono un tot di parcheggi. Quindi se io li tolgo da Piazza Alfieri vuol dire che dovrò portare qualche altra parte, li porto su Piazza Campo del Paglio. Non puoi venirmi a dire allora però metti i parcheggi anche in Piazza Campo del Paglio, anche perché dietro c'è un altro ragionamento, grazie all'incasso dei parcheggi si mantiene il trasporto pubblico. E 30 anni che cosa tu hai in meno nel pullman hai in più nei parcheggi? Grazie ai parcheggi paghi il trasporto pubblico. È demagogia dire aumenti i parcheggi o fai pagare i parcheggi o tutte queste cose qua e dall'altra parte vuoi chiedere più pullman, più passaggi, più altre cose. È quello che vuoi finanziare pullman. Ecco, allora, se ci sarà la voglia di dirci queste cose che tutti sanno, perché l'unica volta che è capitato che un sindaco viene confermato è adesso, ma sono all'inizio del mandato, quindi prendiamo 30 anni precedenti, ci sono state 6 amministrazioni che sono continuati a cambiare e quindi hanno vissuto sia la parte della minoranza che la parte della maggioranza, dove queste cose qua nascono, le hanno viste, come sono fatti i bilanci, che cosa. Allora, se non ci sarà demagogia, se ci sarà voglia di concentrarsi, io sono disposto a prendere anche delle decisioni che sono epocali in fatto di ambiente, in fatto di limitazione, che io metto anche in discussione il tratto sud e nord. Perché sul nord vuol dire che io già la scorsa volta avrei voluto bloccare la circolazione nel centro città per non portare troppo traffico, e vuol dire la chiusura di Corso Dante e Piazza Pia. Questa potrebbe anche essere una cosa che ci sono gli estremi, riusciamo a immaginare, potrebbe andarsi a fare. Si è tenuto perché la mia maggioranza della 01 sosteneva, e ci può essere anche un filo di ragione, che non possiamo interrompere stazione ospedale, ospedale stazione. Però magari non si può immaginare che lo lasci per i
pullman, lo lasci magari per dei mezzi elettrici o ti studi le cose. Quindi, dicendo questo, vuol dire che mi apro proprio a diverse considerazioni e possibilità. Dobbiamo essere consapevoli che però ogni cosa che decidiamo ha dei pro e dei contro e c'è da dare delle risposte a qualcuno, soprattutto quelli dei contro, che di solito sono nessuno ti dice bravo, grazie, di quelli contenti, e tutti gli altri ti censurano e ti dicono perché dal loro punto di vista invece una cosa non va bene. Finisco dicendo che però per essere altrettanto corretti e non fare demagogia dobbiamo dirci che il Covid ci ha insegnato una cosa. Anche nel momento in cui per delle settimane abbiamo fermato le auto, i livelli di un certo tipo di inquinamento non sono scesi e quindi non possiamo dire che dobbiamo togliere le auto per respirare meglio. Se vogliamo respirare meglio dobbiamo togliere le caldaiette del riscaldamento e dobbiamo fare del riscaldamento e quindi anche in quella direzione noi dovremmo andare. Scontato, e io sono stato molto attento nelle parole che ho usato soprattutto nella mia prima campagna elettorale di sindaco, no al teleriscaldamento nel cortile dell'ospedale. Ero qui in quel proprio nell'intervista che avevate fatto a tutti i candidati, mi ricordo che ero venuto con un maglioncino verde, pantalone marrone, i piedi di abbigliamento sportivo e avevo proprio usato le parole, è vero che uno dei primi consigli Rovera mi disse delle cose, dico no, fatti a sentire il filmato, poi mi dice io non ho detto no al teleriscaldamento, io ho detto no al teleriscaldamento nel cortile dell'ospedale. Se il teleriscaldamento mi nascesse in zona industriale o da altre parti, dove per un ragionamento della famosa economia circolare, di risparmio energetici, magari si utilizza, dico una stupidaggine, il vapore acqueo che esce o il fumo che esce dalla vetreria che è già caldo per già avere già del calore e non doverlo ricercare con maggiore investimento e bruciare delle risorse, dico quello, ma potrebbe essere da un'altra parte dove non c'è un impatto importante come era in quella prima previsione e se nello stesso tempo mi si dimostra qual è l'effetto positivo che mi arriva in città in fatto di minor inquinamento e risparmio da parte delle famiglie, ma perché no? Il tema di ambiente e trasporto pubblico è un aspetto che credo interesserà molto degli altri per i motivi che hai detto sulla mobilità, ma che soprattutto interessa a tutti i residenti della provincia astigiana. Del treno è stato annunciato per il 2023, quindi magari il secondo lotto dei lavori del Tolisti risolverà qualcosa, diciamo, del treno sulla Stialba, poi si sta intervenendo anche su altri linee, credo che assolutamente, poi ci saranno delle, assolutamente sì, ci saranno anche delle sinergie importanti con la provincia, stiamo verificando se riusciremo ad aggiudicarci una linea sperimentale di idrogeno, perché questa è anche un'altra cosa. Anche lì tutto, uno dice l'idrogeno è una bella cosa, però tutti si stanno sciacquando un po' la bocca, l'idrogeno è una bella cosa se tu produci l'idrogeno a un costo relativamente basso, quindi che cosa vuol dire? Pannelli solari nel Sahara, pale eoliche in Islanda, Norvegia o questi altri posti, ti costa niente, produci ciò che ti serve per... Ma se per produrre l'idrogeno io ho bisogno di bruciare altro, di fare delle altre centrali e rischia in determinate situazioni di essere addirittura controproducente. È un po' la stessa cosa, giro con l'auto elettrica, la ricarico, ma come viene prodotta l'energia per farti andare avanti? Non consumi il gasolio da una parte, se poi bruci dei combustibili di fossili dall'altra e non ci siamo. Allora, è in atto un studio che immagini dei piccoli impianti di produzione e che consentono eventualmente a questa linea di reggersi da sola, di avere una sua sostenibilità. Se questo riuscirà, credo che sarà un altro dei progetti che cercheremo di portare avanti, ripeto, questa volta in collaborazione con la provincia che è il soggetto che se ne sta occupando e che è un ente di cui dovrò credo andarmi a interessare tra qualche giorno anche allora il PNRR con le varie schede che il comune aveva presentato in tempi diciamo che non erano gli attuali, quindi costi energetici, costi materie prime, crisi, conflitti eccetera. Ora la domanda è se è ancora attendibile quel cronoprogramma di progetti anche alla luce di un eventuale cambio di governo dove alcuni leader del centrodestra hanno apertamente dichiarato che se fosse necessario andare a rivedere
la dinamica del PNRR, quindi quei finanziamenti per abbassare il costo dell'energia, le bollette, eccetera, per loro sarebbe una discussione più che fattibile. Quindi, fino a che punto ciò che avevate in mente di fare sarà fatto e se abbiamo già delle tempistiche di alcuni macro progetti almeno del PNRR? Allora, intanto mi sia consentito di dire che il PNRR è stato gestito molto male. Quindi io ringrazio per tutte le opportunità che si danno, per i soldi che sono già arrivati, per quelli che arriveranno, però è stato un gazzabuglio e non è stato un bel lavorare. Quindi qui vuol dire che nel non sapere niente prima si sono fatte le schede, quindi ogni comune prepara le schede, i comuni le date alla provincia, le province, tipo la nostra, 118 comuni, le schede le date alla regione, passano altre settimane e mesi, le regioni le manda a Roma come se fosse un percorso, e tu immagini, ho fatto qualche schede e capirai di che cosa abbiamo bisogno, e sono usciti bandi che hanno detto tutto il contrario di tutto, per cui le schede di fatto occasionalmente coincidevano con dei bandi che uscivano e quindi tu le potevi utilizzare. In altre situazioni sono usciti dei bandi che hanno finanziato le cose più diverse che non c'entravano niente su quelle che erano le esigenze del territorio. Che cosa hanno fatto i sindaci? Soprattutto di città medio-grandi dove c'è anche una opposizione, perché il comune dove c'è unica lista e da quando ho trovato il sindaco, quelli che volontariamente tengono in piedi un comune da 300-400 anni, un comune di medie dimensioni o grandi dimensioni dove c'è anche una minoranza, tu l'unica cosa che non puoi fare è non partecipare al bando. Cioè, c'erano dei soldi che dovevi fare delle cose e non li hai presi, cavolo, occasioni perse. Quindi tu hai partecipato a qualsiasi bando immaginabile, anche a delle gavate incredibili che non te ne fregava un cavolo di niente, e magari anche nelle gavate incredibili hai fatto i soldi. Quindi mole di lavoro incredibile per tutti gli uffici, per non stare a presentare. Adesso hai ricevuto anche dei soldi, hai ricevuto. Il problema del bando è che è zero programmazione, quindi esce un bando, fra 7 giorni tu mi devi già dare il progetto, questo, l'altro, e mi devi dire, quindi tutti a correre per cercare di rispettarlo, ma... Poi attenzione, entro tal data devono partire i lavori, ci deve essere questo, l'altro, ma poi anche con delle stupide. Adesso l'ultimo, tanto per dirvi, è uscito, non so se quello, forse dello sport, ci dà tempo, fino al ci dà 2 o 3 mesi di tempo per la progettazione, e poi invece ci dà, noi invece magari avremmo bisogno 2 o 3 mesi più, 6 mesi più rispetto al tempo che noi abbiamo per fare tutti i passaggi, no? dei vari step delle progettazioni fino a quella esecutiva, e poi magari ti dice hai 2 anni, 3 anni per fare il lavoro di una cosa che noi sappiamo che in 8 mesi, 10 mesi la costruiamo. Dice ma cavolo, ma dammi per fare bene il tempo che ho bisogno di qui e magari riduciamo di là, o dammi un tempo complessivo, invece hai continue scadenze, continue cose. La difficoltà è già nostra, sto girando la provincia per i motivi che abbiamo detto prima in questi giorni, l'altro ieri ero a Corbia, da ieri ero a Fortunato, ero nel nord, incontro tanti sindaci, tanti amministratori, e mi immagino la difficoltà dei piccoli comuni dove mancano i tecnici, dove non hanno il personale, ora a gestire questa parte. Ho preso i soldi, bene, adesso devi fare tutte le cose per rispettando quelle scadenze. Quindi difficoltà dei piccoli, situazioni come le nostre, abbiamo fatto tante domande, abbiamo preso tanti soldi, ci hanno detto che ci vogliono finanziare tante cose, e i dipendenti che abbiamo sono solo quelli. Quindi o noi firmiamo l'ordinario, che c'è comunque sempre, e ci concentriamo sul PNRR, o arriveremo a un certo momento dove probabilmente dovremo dire alla stessa persona che dovrà preparare le giustificative e tutte le documentazioni da dare per avere la conferma del finanziamento, di fare delle scelte. Quindi 10 progetti i nostri uffici non le possono seguire, quali sono i 4-5 prioritari, e a quel punto dovremmo andare a dire guardare, ci siamo sbagliati, questo non lo facciamo più, non ci interessa. Non è ancora successo, perché devo ringraziare le strutture, devo ringraziare i dirigenti, operativamente il vice sindaco è di più, perché si è trovata con il suo dirigente, con gli uffici, è una squadra che lavora con un'unica mentalità, un modo di procedere, le esigenze del politico si sposano con quelle del tecnico, anzi il politico, essendo un tecnico in provincia, capisce che quali sono le situazioni, non può chiedere di più di che cosa chiede, e nello stesso tempo sa dove possono essere i problemi, magari interviene, il sindaco si trova a fare la delibera anche in comune. Ma detto questo, quindi il PNR è una grande opportunità.
La partenza non è stata delle migliori, stiamo venendo oltre al problema. Noi non ce l'abbiamo ancora, ma posso immaginare che potrebbe arrivare, che è quello di dover poi fare le scelte di che cosa davvero porti avanti, perché il poco personale e il poco tempo per fare tutto, arriveremo al problema, come dicevi te, caro, materiali e problematiche varie. Il mondo sta cambiando. Allora, non c'entra nel PNRR, ma do un esempio. Abbiamo a fatica nei primi 5 anni raccolto tutte le risorse che ci mancavano rispetto al finanziamento di Italia 90 per il palazzetto dello sport, quindi siamo andati a trovare altre risorse da mettere assieme per arrivare ad avere le cifre che ci consentivano di avviare la progettazione e di proseguire poi con la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. Immagino sui 6 milioni di euro circa. La progettazione è partita. Oggi con il caro delle materie prime, con tutta una serie di cose, alla fine della progettazione, questi signori ci dicono che il conto fa 16 milioni di euro. Da 6. Ma chi è che fa il palazzetto dello sport? Quel milione qualcosa che la fatica in questi anni sono andato a raschiare da tutte le parti, adesso un milione probabilmente lo tolgo dal palazzetto, lo useremo a fare delle altre robe e il palazzetto rimarrà un sogno. Premesso che non serve a questa città un palazzetto in questo momento. Il mio primo viaggio istituzionale da sindaco 5 anni fa è stato andare a Roma, alla sottosegretario di Stato, allora c'era forse il governo Renzi, aveva, non mi ricordo come si chiamava, il tipo che è un po' l'Avezzani che c'è oggi, e io andai a dire in Italia, con Italia 90 il Comune di Asti partecipò a un bando. Ricevette un finanziamento per il palazzetto per varie vicissitudini, questo palazzetto non si è mai tirato su, noi adesso abbiamo questa cifra, possiamo utilizzare anziché questa cifra, anziché fare un palazzetto, fare 3 palestre per gli istituti superiori della città, perché abbiamo tutti gli istituti superiori della città che non hanno il posto per fare attività? Assolutamente no, anzi correte a utilizzare, il primo posto è quei soldi, perché il giorno che una crisi di vario tipo ci stiamo arrivando, che devono andare a raschiare in tutti i capitoli, quello l'ha speso, no, riportiamo casa, potrebbe arrivare. Allora, anni di corsa a cercare risorse, oggi ci siamo, arriva la progettazione e ci dice che viviamo in un anno. Allora, e non è il PNRR, quindi nel PNRR capitano delle cose di questo tipo. Tu sei partito a fare le schede, sei partito a fare delle cose in momenti diversi e ti trovi oggi questi problemi. Quindi ci sono sicuramente delle rimodulazioni che sono necessarie, pena il non fare l'intervento. E mi immagino quelli che sono partiti a fare un qualche cosa e che sono già durante oggi, ora in questo momento non c'è ancora quella cosa che non è nel PNR, non la facciamo per no, assolutamente, assolutamente. No, per adesso si va. Per adesso si va, anzi ci stiamo arrampicando, inventando, ogni giorno arrivano delle nuove, ci hanno finanziato da poco il parcheggio fra la piscina e il palazzetto dello sport, è arrivato 1 milione di euro per il CP del palazzetto dello sport che non ce l'aveva, quindi certificati di genere fondi di queste cose qua, perché poi noi dobbiamo dire anche questo, noi abbiamo oggi scuole e posti dove la gente va, e c'è un signore che si prende una responsabilità, non da poco, ce ne sono altri dirigenti che si prendono una responsabilità, non è successo niente, noi dobbiamo andare, ed è un po' il motivo per cui all'inizio avevamo fatto quel grosso sforzo di progettazione nelle scuole, siamo partiti a fare più scuole possibili, proprio per cercare di averle poco alla volta tutte in sicurezza. 1 milione su quello, 1,5 milioni lo stiamo ragionando per un'altra palestra, abbiamo preso un fondo da un'altra parte, ci sono arrivati i soldi, una palestra nuova. Quindi dobbiamo adesso individuare una zona della città dove dobbiamo trovare un'area che sia già urbanisticamente a servizio, che abbia quella destinazione, e dove in 2 mesi il progetto si parte e si va. Abbiamo, ripeto, le ultime notizie erano 1 milione sulla zona di Via Gervi e 1,5 milioni su quella nuova palestra. Il parcheggio e il giardino delle Ferriere Ercole, che così completerebbe il fatto che ci sono le palestre ristrutturate, abbiamo preso quell'edificio vincendo un altro bando, la scuola adesso va nel secondo lotto e si continua, se noi mettiamo a posto anche per l'area in mare dove non ci torniamo mai più e si fa quello. Stanno arrivando davvero molti, molti soldi, molti quadrini. Ad oggi non abbiamo detto no a niente. No, per fare la domanda sul
decoro. Allora, parliamo di decoro urbano, che comunque è un aspetto importante per la vita quotidiana di tutti i cittadini. Se si gira per la città si notano soprattutto in periferia, strade più meno asfaltate, in cui si vede in parte raccolte che sono state fatte negli anni, dei marciapiedi in parte dissestati, delle aree non ben curate. La domanda che i cittadini si fanno è: tutti sanno che i bilanci delle amministrazioni comunali non consentono grandi margini di manovra, adesso poi con la situazione del caro Margine sarà sempre peggio, però non si riesce proprio a intervenire magari su altri capitoli di spesa, trovare delle soluzioni per potenziare il decoro urbano, per esempio per asfaltare le strade, curare meglio le ruote, proprio per la qualità della vita dei cittadini, perché molti dicono: ma non so, questa strada sono andato in altre città, di qualsiasi tipo, di qualsiasi dimensione, e facevano più schifo di altro. No, diciamo che dal punto di vista, io per esempio sono andata in alcune città e le ho trovate così schifose. Come i turisti. E quindi, appunto, la domanda è: secondo lei si può intervenire in qualche modo oppure... No, premetto che io ricevo soltanto dei complimenti da tutti i turisti, da tutte le persone che vengono. E dici: vengono tutti da te? No, io turisti li vado proprio a cercare. Io dal mio ufficio, se vedo che c'è un gruppo di qualcuno in piazza, scendo giù, dico: volete vedere il municipio? Gli apro, a ognuno gli regalo una bottiglia di vino, di solito del consorzio del Barbera o dell'Asti, fotografie, la via contenti, ci rimanda le mail, grazie per l'accoglienza, tutto qua. Tutti che fanno i complimenti per una città ben tenuta, pulita, e logico che il turista viene soprattutto in centro, viene soprattutto nei luoghi dove riesce, ci mancherebbe, ma in periferia trovi. Io sono consapevole che si può fare molto di più e sono consapevole che c'è del disordine in giro. Quindi non è il turista mi dice sono tranquillo, gli artigiani mi dicono diverso, io che sono artigiano, la mia città me la dico, sono d'accordo anche con gli artigiani. Dico anche che proprio perché sono andato in ferie, io le ferie praticamente non ho fatto, sono andato via 2 giorni, ma sia quando sono andato a nord che sia quando sono andato in Sicilia, così, cioè, sacchi delle immondizie buttati da qualsiasi parte, incurie, strade che non esistono più. Quindi uno prima di dire qui tutte le cose che non vanno, guardiamo anche dalle altre parti. È vero che non è che perché gli altri vanno male, quello è il metro di misura per cui gli altri vanno male, noi andiamo un po' meno male e va bene, ci mancherebbe, cerchiamo lì. Stiamo facendo il possibile e stiamo facendo una serie di interventi. Ad esempio, una delle strade più disastrate che io ricordo è quella di Via Rosa, della zona che dall'ospedale sta salendo. In questi giorni l'hanno asfaltato, l'intervento che ci eravamo riproposti di fare ed è un intervento che si è andato a fare. Ci sono diverse tratte di strade che si vanno a fare. Ricordo che il comune di Asti ha un'estensione superiore alla città di Torino. Perché nel 1935, quando i comuni confinanti sono stati inglobati per darci quel numero di abitanti, quella popolazione che ci consentisse di diventare capoluogo di provincia, hanno con la popolazione inglobato anche i territori. Ed oggi la nostra estensione ci porta a essere la terza città per estensione della regione Piemonte. C'è Alessandria e un altro piccolo centro che ci sono solo davanti. Questo vuol dire strade, vuol dire vie, vuol dire giardini, vuol dire tutta una serie di situazioni da cercare di mantenere. Relativamente quindi alle strade, ogni anno qualche cosa c'è, non ci sono più i soldi che c'erano 20-30 anni fa, questo è vero, si cerca di fare il possibile, si cerca di inventarsi le cose più possibili. Esempio, l'operazione Open Fiber ha consentito di riasfaltare chilometri e chilometri di città con larghezze 1,20 m e in alcune cose asfaltature a tutta larghezza, quindi vuol dire da un lato all'altro della strada, che erano impensabili. L'obbligo di legge di questi signori è 10 volte o 5 volte 10 centimetri, loro hanno, mi pare, rotto 10 centimetri, quindi 5 volte quello devono fare mezzo metro. E noi per farli fare la fibra e dargliela, non dico in esclusiva, ma favorirli con permessi, velocità, starli dietro, aiutarli nel cercare di fare le cose, abbiamo però cercato di portare a casa, contrattato, tenendoli lì per qualche mese prima di farli partire quei lavori, finché non abbiamo ottenuto asfaltature diverse. Quindi noi in alcune strade dove c'erano asfalture di 3 anni diversi, perché hanno fatto un sotto qui bello, quando fai un sotto servizio, rimetti un po' a posto, passano 6 mesi, arriva un altro e scava l'altro. Dici: ma non potrebbe mettere d'accordo farlo assieme, queste sono. Ed oggi che è tutto asfaltato, sto dicendo no a degli altri. Dove è passato Open Fiber? Se volete, vi mettete d'accordo con Open Fiber, la fibra ci va.
In tutto il resto della città, quando volete, si fanno gli interventi a queste condizioni, pari condizioni rispetto agli altri precedenti. Sto litigando presente con te, sto andando a dire che la città non è lo spazio. Tra l'altro poi rischiamo di fare tutta questa battaglia per niente, perché magari per fare delle fine tra qualche settimana saranno fatte assieme, quindi delle cose che sono fuori. Quindi cerca di arrampicare dei vetri e inventare delle cose che attraverso altri interventi riesce a sistemare. Alcune vie sono state sfaldate a tutta larghezza, come dicevo, quindi già che siete lì magari mi fai meno dall'altra parte, asfaltami bene questa via. Quando arrivano a asfaltare dopo fanno anche le strisce, quindi ci sono trovati molte strisce pedonali, molti interventi, quindi è passato il messaggio che se mi asfalti un metro e mezzo mi fai la striscia, mi fai solo la striscia, perché ci sei, visto che il costo è arrivare lì con la macchina e non la vernice, fai le tre strisce in più. Relativamente al verde, quest'anno c'è stato addirittura un taglio in più in tutti i parchi della città. È logico che se vogliamo il prato inglese, se no non siamo noi che possiamo avere, che possiamo regalarlo ai cittadini. Così come rido di quelli che al 25esimo giorno di non taglio dell'erba fanno la foto e dicono che fa schifo. Certo, fa schifo, l'erba è alta, la taglio domani che è il 26esimo, per dire. Cioè ogni 20 e qualche cosa giorni c'è il taglio. Quindi ci sarà il giorno dopo il taglio che è perfetto, ci sarà per 10 giorni un ambiente che è bello, ci sono poi 10 giorni che è accettabile, ci sono gli ultimi 4-5 dove effettivamente è alta e non è bello andarlo a vedere. Quindi, però ripeto, i tagli sono quelli, sono previsti, non abbiamo tolto niente, non abbiamo ridotto niente rispetto al passato, anzi quest'anno c'è stato, come dicevo, un taglio in più. Relativamente al decoro c'è bisogno di una mano anche dei privati e di molti cittadini. Noi cercheremo di entrare sulla questione in un modo dolce all'inizio, ma poi cercheremo di essere intransigenti, quindi noi cercheremo sempre più di fare la nostra, perché quando vai a chiedere ai cittadini qualche cosa intanto devi darti un esempio e devi cercare di non essere criticato, di mi chiedi di fare una cosa ma perché tu non la fai. Questa mattina sono stato all'ospedale a donare sangue, sono arrivato nel parcheggio dell'ospedale, un'erba che faceva schifo e stavo per telefonare a Borazzo dicendo metti un po' a posto la cosa, esco, c'era una rotonda che faceva schifo come quella lì. Ho telefonato i medici, scusate, io devo telefonare all'ASP, che hanno un parcheggio che fa pietà, che la gente non associa che dell'ASP fa, perché poi tutto del comune, tutto del sindaco, come le sagre non si fanno, colpa del sindaco, dice ma io non l'ho mai gestito, ho sempre fatto la Camera di Commercio, grazie ancora a me, metto dei soldi, li ho mai messi, forse ne facciamo 13 su 42, mi fermo ancora di nuovo, c'è il massimo. Il nome poi sempre dei soldi, perché la fortuna dice che si è votato solo due mesi fa i cittadini hanno detto una certa cosa, e a quelli che dicono ma c'era il 52% che è andato a votare, dicono ma meno male che vuoi, perché se andava al 60-65% facevo il 70%, perché io sono molto convinto che quelli che non sono stati a votare sono più quelli che dicono ma tanto vinci uguale, o del mare, ma tanto fai, e che sarebbe stato un consenso di più verso il sottoscritto rispetto al 52%. Ma detto questo, quindi telefono ai miei lavori pubblici dicendo io ho bisogno che voi mi mettiate a posto la rotonda di Corsodante, perché io prima di telefonare a un altro devo essere io a posto come, e mi hanno detto che nei prossimi giorni era già in preventivo per quel discorso, il giro, quindi è il momento in cui è più. Allora allo stesso modo come andiamo ad altri enti a chiedere delle cose e cerchiamo di essere intanto a posto noi, lo dobbiamo cercare di fare con i cittadini nei comportamenti quotidiani. Ci sono molti più cani rispetto a 4-5 anni fa, molti sono arrivati col Covid come scusa per uscire, poi ci si è affezionati, adesso hai l'amico in casa, ma l'amico fa la cacca in giro. Allora, se la cacca la fai a casa tua, a me non mi interessa, se la fai in giro in città, la raccogli e pulisci. E se no prendi la multa. E sono decine e decine le persone che sono state multate, perché abbiamo anche delle persone in borghese che ogni tanto prendono. Allora, basterebbe essere soltanto più ognuno un po' più rispettoso degli altri. Se ognuno facesse il suo minimo, sarebbe una città ancora più vivibile di quanto non è. Però io vi posso assicurare che noi riceviamo da quelle che vengono fuori veramente tanti complimenti. Non c'è nessuno di serie A e nessuno di serie B, ci sono esigenze che sono diverse, perché nelle frazioni hanno più esigenze con i rifossi, ma anche qui la maggior parte delle volte che arriva la terra sulla strada che si sporca è perché c'è un privato che ha tenuto male o ha arato male il campo rispetto a dei nostri vecchi una volta, magari con questi mezzi più grossi, oggi fai prima, fai delle altre cose e arrivi fino attaccato al bordo quando dovresti stare invece a una certa distanza, e appena arrivano le piogge, come conosciamo tutti, che stravolgono il territorio dove arrivano copiose, ci sono quei tipi di problemi. Nelle periferie ci sono altri tipi di problemi, in centro ci sono altri. Allora,
cerchiamo di gestire il discorso del decoro e della vivibilità della città nelle sue varie sfaccettature nel migliore dei modi, e chiederemo, visto che cercheremo di fare lo sforzo, non toglieremo risorse da quello, cercheremo di metterne di più, non si taglierà nessun tipo di quel servizio, lo si potenzierà anche, perché questo lo dicono, ecco, tanto per dire, perché lo dici tanto per dire, no, lo dico perché sono convinto. Il risultato che noi stavamo raggiungendo elettorale, è vero che è dovuto alla mia presenza anche sul territorio, alle risposte, all'essere un sindaco di strada, tutto quanto, questo è il concreto e il vissuto. Poi ci sono quelli che ti danno dei dati e noi l'abbiamo monitorato facendo 4 sondaggi, partendo un anno prima, 9 mesi prima, 6 mesi prima, 3 mesi prima, e in questo tragitto di sondaggi che tutti dicevano che erano tarocchi e quanto pare non lo erano, abbiamo sondato non solo quello che la gente avrebbe votato o l'indice di gradimento dell'amministrazione, ma abbiamo anche sondato quali sono le priorità dei nostri concittadini. Uno, ancora un'amministrazione che i partiti di centrodestra, immaginerai che la gente non si sente sicura, la gente, no. In tutti i 4 sondaggi, nei primi 2-3 punti c'è il taglio dell'erba, tutto quanto, i marciapiedi, la pulizia di tutto quanto è. Quindi tu puoi anche fare la palestra con 1,5 milioni che parlavamo prima, rimettere a posto il cavalcavia Giolitti, fare tutte le altre cose, ma in questa città, in questo momento, che è un paesone, ancora quella mentalità, amministri bene o male proprio partendo da lì. Quindi assolutamente, certo, io, dei cittadini. Quindi noi di sopra sarà un posto, posso andare a togliere, fare, ripeto, degli interventi meno da altre parti, ma sarebbe folle e masochista non fare, cioè non andare in quella direzione, mettendoci di più. Nel mettere di più noi chiederemo anche uno sforzo un po' più ai cittadini. Cambiamo il discorso, torniamo al taglio, la signoria ha una. Comunque due cose velocissime. L'ultimo consigliere del taglio è quello per parlare di consiglio ai caricati di non ingaggiare cattivi, di non prendere contatti con i proprietari per il prossimo anno. Questo molto va interpretato come una possibile fatta. Poi la seconda cosa che volevo chiedere è qual è la situazione della pista che dovremmo conoscere, la sospettiva quella del. Sulla prima domanda dico che ho mai usato volutamente la parola tratta, qualcuno l'ha interpretata in quel modo dall'appello che io ho fatto. L'appello che io ho fatto l'ho fatto in quanto sono stato uomo di paglio e so quello che capita, quindi un minuto dopo la vittoria di qualcuno, i 2 o 3 rioni che hanno, diciamo così, qualche possibilità in più, mettiamola in questo modo, mettiamola non economica ma organizzativa in più, sapendo che difficilmente vinci un paglio e ci punti ancora l'anno dopo, va subito a cercare di accaparrarsi il fantino vincitore piuttosto che quelli che... Allora, visto che magari qualcuno, e l'ho detto in consiglio del paglio, prima di partire, cioè saluta piangendo il suo rione che ha vinto, ci vediamo, no, ci sentiamo, 500 metri più là c'è già un'altra macchina di quegli altri che lì, no, le lacrime sono già asciugate e già pensi al futuro. Ragazzi, io sono entusiasta di venire da voi, tutto, ma non mi preoccupa. Allora, visto che si spendono delle parole fin dai primi minuti successivi, io ho consigliato di non prendere impegni, di non dare caparre, di non dare, perché magari qualcuno rimane scottato e ci perde i soldi stavolta. Proprio perché andiamo verso un'organizzazione diversa del paglio che parte dal punto di vista del soggetto che organizza. Nel confrontarsi poi col soggetto che organizza può venire fuori qualsiasi altra cosa. Mi calo nel discorso cavalli. Secondo me è inconcepibile che ci sia un monopolio dei cavalli. Quindi anche non ci fosse la tratta, però dal mio punto di vista uno non può dare 6-7 cavalli a più rioni. Quindi probabilmente anche senza la tratta andrò a dire che al massimo ci sarà due, lo stesso proprietario potrà andare in due posti. Ma saranno ragionamenti che farò assieme ai rettori. Ma se dovessimo decidere in quale direzione, capite benissimo che se uno ha già preso delle parole, preso degli impegni, ci rimette i soldi, visto che non ci piace rimettere dei soldi, piace a nessuno, uomo avvisato, mezzo salvato. L'altro discorso è invece quello della pista di allenamento, è una priorità, sarebbe anche un salto di qualità nel momento in cui fino ad oggi l'allenamento di cavalli è stato fatto allo stadio in un ovale che non c'entra la mazza con il Piazza Alfieri, quindi tu dici, c'è Piazza Alfieri, racconti a tutti, noi abbiamo cura dei cavalli, anzi li alleniamo, li prepariamo per la pista, vediamo che siano adatti, poi uno arriva e dice un attimo, ma uno viene qui, gira in un ovale che è come l'ippodromo e girando qui è adatto a una piazza che è triangolare, di quanto, se è adatto me lo dice, se
continui in una piazza che è uguale identica con dimensioni. Nello stesso tempo, infatti, ci sono esigenze di una società che sembra avere ambizioni importanti. Io lo auguro, perché una squadra nello sport principale, nel calcio, a questa città a certi livelli manca da veramente tanto tempo, e che quando ospita qualche altra formazione la fa giocare in mezzo alle stagionate, in mezzo a tutto il resto. Quindi il passaggio è, loro credo che abbiano smontato le stagionate in questo periodo, stiano iniziando a organizzare la superficie che avevano un po' più da stadio esclusivo di calcio, per cui noi anche un minuto dopo la fine di questo palio tutti insieme dovremmo organizzare che cosa facciamo. Io un terreno l'ho individuato, c'è da ragionare con la proprietà per vedere in che modo potrà metterlo nelle disponibilità. Lì sopra viene calata perfettamente l'esatta dimensione, la pista di Piazza Pia. E oltretutto, non essendo più allo stadio e in concomitanza con altre iniziative, quindi creando una specie di impianto autonomo, indipendente, esclusivo solo del mondo dei cavalli, potrai usarlo tutte le volte che vuoi. Quindi uno arriva e dice: oh, un cavallo, posso provare la pista lì? Naturalmente questo non si riuscirà a fare se non riusciremo a provare, diciamo così, a fare i giusti ragionamenti e a condividere dei percorsi con il collegio dei rettori. Torniamo ancora al discorso, torniamo in centro, questione vecchio ospedale. Sì. La regione ha annunciato che al momento in vendita, durante le elezioni... Per valorizzarlo. Attenzione. C'è un progetto, c'è un'idea, c'è qualcosa di... Allora, io relativamente all'ospedale non ho guardato in faccia nessun colore, sapete benissimo, ho fatto una forte critica all'amministrazione regionale attuale, nel senso che noi abbiamo speso del tempo con l'amministrazione precedente guida Chiamparino per immaginare come poter sbloccare l'ospedale. Dopo che per un anno c'erano dei nodi, abbiamo capito che il problema era un problema di bilancio, quindi si preferiva non vendere quella struttura al valore di mercato che era decisamente inferiore rispetto a quello che questi signori hanno a Cespiti, perché questo avrebbe voluto dire portare nei bilanci regionale e dell'ASL una minusvalenza di milioni di euro importante. Allora, se il problema è un problema di bilancio, ingegniamoci, vediamo, che per un anno abbiamo lavorato, un anno regione più volte, per la famosa pergola. Quindi l'ospedale viene dato al comune, il comune dà alla regione dall'ASL. L'ospedale viene dato dall'ASL al comune. Il comune dà per pari valore immobili alla regione che li utilizza, allora c'era l'Enofila prima che abbiamo andato a fare una scuola. Peraltro la regione che riceve questo valore di immobili annulla il debito all'ASL. Le partite di giro erano uguali, i bilanci non ne soffrono, tutti siamo contenti, io divento padrone dell'immobile, e diventando padrone dell'immobile posso dire anche di uscire con un bando domani che dico: chi vuole per 100 anni questa area a zero? L'importante è che mi fa qualcosa, che mi dà occupazione, che mi pulisce questa zona, me la rivitalizza, mi fa delle cose. Tutta questa roba qua arriviamo in estremis alla fine dell'amministrazione Chiamparino: no, ma non ci siamo e vediamo con quelli nuovi. Quelli nuovi arrivano e dicono: no, prima di andare a fare il giro, noi siamo convinti che valorizziamo questa roba, la vendiamo, bene, e abbiamo perso un po' di tempo. È vero che è arrivato il COVID, c'è anche da dire questo, a parziale, no, scusante, è vero che un ufficio, se vuole, indipendente dal Covid, un progetto può proseguire, però magari la sanità ha avuto altro da pensare e non a questo. Noi abbiamo però sempre lamentato il fatto che dico: ma io se fossi proprietario di un immobile e che è lì che mi costa, che mi dà dei problemi, perché lì mi sta costando, nel momento in cui loro non lo utilizzano più per scopi sanitari, diventa un immobile come tutti gli altri, però non devo pagare le tasse, sopra. E infatti siamo in contenzioso anche con l'ASL, perché c'era un'interpretazione diversa, ma noi gli portiamo a casa due soldi e poi te la camuccia, la versa. E poi ogni due minuti qualcuno di topi che escono è lettera, fai la derattizzazione, è caduto una tegola e manda uno a vedere. Sono sempre costi, impegno, accompagnamento. Quindi io fossi un padrone di un immobile di questo tipo, ma andrei dall'amministrazione e dire: senti, come posso valorizzare, come posso fare, mi fai fare un supermercato di 50, dico delle stupidaggini, di 50.000 metri quadri che non c'è in tutta Italia, diventa un mondo, che fai? E con tutti i commercianti che si arrabbiano perché c'è il centro commerciale, e fai anche per dire, mi proponi qualcosa. Poi al massimo ti dico: no, 50.000 metri quadri non puoi fare, parlo di 2005 che te ne hai già da vendere, o non fare un centro commerciale che ti faccio altro. Ma nessuno ha venuto questo, perché loro avevano l'idea di vendere.
loro avevano l'idea di vendere e avevano l'idea, attenzione, di ritornare a un bando che credo abbiano fatto, che si è andato deserto su di nuovo i valori di anni fa, ma non ci crede nessuno, perché un perito gli ha detto che l'immobile, il perito probabilmente 4 meno, gli ha regalato il diploma, si è arrivato a fare una perizia che dice che oggi quell'immobile vale come lo si pensava e l'hanno di nuovo messo a bando così. Visto che non ci sono riusciti, anziché andare al nuovo bando con meno, non so, 15-25% rispetto a provare un'altra cosa, è venuto fuori un'altra possibilità che probabilmente deriva dal fatto che hanno immobili di questo tipo anche in altre realtà, in altre città della regione, e quindi dico, ma anziché venderlo, visto che c'è questa difficoltà, possiamo provare a valorizzarli questi immobili o finalmente? E hanno votato all'unanimità in consiglio regionale, tutti assieme, destra, sinistra, sopra e sotto, gialli, bianchi, rossi e verdi, e neri, come ci sono tutti, di consentire la valorizzazione. Quindi, dopo che è uscita quella cosa, io sto incalzando, poi ho chiesto all'ASL, valorizzare vuol dire che l'ASL, la regione dell'immobile, o la regione che ha il debito lì, deve venire all'amministrazione comunale dicendo noi abbiamo questa idea, facciamo un albergo. Allora, ci fai la variante urbanistica che trasforma quell'area in un'altra, e altrimenti abbiamo verificato che riusciamo a fare un albergo nel chiostro dietro, lo recuperiamo, butteremo giù la schifezza che c'è davanti, magari facciamo un giardino, una fontana, un'altra piazza, un'altra cosa, quella cubatura che c'è dietro non la vogliamo perdere perché ha del valore, ci consenti di portarla da quest'altra parte su quel terreno, noi facciamo questo, questo, ecco, questa è la valorizzazione, è un progetto, avere delle idee da venire. Io ho già fatto sapere a loro che qualsiasi cosa mi vengono a proporre, noi ci siamo, in un modo o in un altro ci rendiamo disponibili ad accompagnare. Questo, la palla è in mano, la ragione no, che ha, spero che con un progetto, questo, e noi siamo qui per dire, ve lo facciamo fare. Vogliamo fare un piccolo centro commerciale, un supermercato, qualche cos'altro, il parcheggio sotto, così chiediamo a Piazza Alfieri il parcheggio sotterraneo di lì e sopra viene un po' e magari due piani di residenziale o qualche cosa. Vogliamo che quella cubatura la vogliamo portare da un'altra parte, recuperiamo solo il chiostro. Siamo aperti a qualsiasi cosa proponiamo. E oltretutto la cosa incredibile è che di fronte al PNRR e a questi altri soldi, finanziamenti che ci sono, noi non potevamo neanche proporre perché l'immobile non è nostro, perché magari noi avremmo potuto dire l'ospedale facciamo o lo buttiamo da qualche parte, non è nostro, se non lo fanno i padroni di casa, come faccio? L'ospedale passiamo a fare di riposo, Sì, volevo chiedere appunto, vista la difficile situazione della casa di riposo, allo stato attuale secondo lei quali sono le strade percorribili per aiutare la struttura di dare la chiusura? La situazione è sempre più difficile, perché più passa il tempo e più la situazione, anziché migliorare, è peggiore. Diciamo, probabilmente si sono fatti gli sbagli gestionali anni fa, negli ultimi anni. Il commissario che è arrivato oggi è un galantuomo, è una persona competente, è una persona che sa il suo e che ha provato in ogni modo a cercare di immaginare una qualche soluzione. Uno però fa fuoco con il legno che ha, come si dice. Quindi quando tu arrivi in una struttura che ha già 8 milioni di debito, perché poi alla fine, se andiamo indietro di 4-5 anni, discutevamo 1,5 milioni, 2 milioni, com'è, che ci aiuta, poi alzi il tappeto, no, forse c'è qualche cos'altro, poi ci sono degli incredibili esigibili, poi ci sono delle altre cose, poi la gestione in generale ha fatto veramente piangere di precedenza, perché noi abbiamo ottenuto delle rette a livelli che erano incognibili. E dove anche l'operazione, se avete sentito, l'operazione di aumento rette che c'è stata, a parte la prima settimana, ne avete più sentito parlare? In campagna elettorale nessuno l'ha rifacciato, in altri momenti, finita lì. Cioè, c'era una struttura dove c'era la gente indigente che aveva dei problemi e quindi c'è un ritorno sociale nell'avere quella casa di riposo, ci doveva essere un terremoto che andava avanti all'infinito. Per aver alzato di 10 centesimi qualcosa nel mio primo bilancio, me l'ha menata per un anno, fino a che l'anno dopo ho detto lo alzo perché devo alzarlo, se ci saranno le condizioni, forse ero qualcosa sulle mense, roba di questo genere. Questo perché? Perché l'indigente che non ti paga 700 euro, se tu da 700 euro lo porti a 1.500, non ti pagano 700 euro, non ti pagano 1.500. E c'è il comune che deve intervenire, ci sono tutta una serie di procedure che verso le persone che hanno delle problematiche. Il problema è che lì c'era gente con misere da 100.000 euro che pagava un terzo di cosa avrebbe dovuto pagare in altre strutture. E mesi e anni, decine e decine di persone anche erano in quelle situazioni. Ma fatto sì che ci siano stati delle minori entrate in un poco. Nello stesso tempo, ad alcuni che non pagavano,
non si erano avviate neanche le pratiche per chiedere i soldi a noi. Tant'è vero che arrivati oggi a un certo momento qualcuno si vede e dice: ma ti volevamo gli ultimi tempi di Camisola, dice ci sono questi soldi che dovete. Sì, peccato che non ci avete chiesto all'inizio, dovevate attivare una richiesta, un percorso, e si entrava in una procedura che non è che per tre anni tieni una che non ti paga tutto, alla fine di tre anni mi dice guarda questo qua è mancato tutto quanto, il conto è questo, e mi dici quando mai avviato la procedura tutto quanto? Beh, tu ho mancato, quindi ci sono stati dei problemi questo è indiscutibile. Poi tutti assieme, poi ci sono anche mille interessi, mille cose diverse, ok, quindi il commissario che c'è oggi, ripeto, è un galantuomo che ha cercato in ogni modo di provare a fare. Si è provato a fare il 110, a un certo momento sembrava ci ha risolto tutto, peccato che quel tipo di struttura non può entrare nel 110, e anche questo fa dire tanto su questo provvedimento, che è stata una cagata, scusate il termine, incredibile in questo paese, che ha portato più danno che profitto. Ma quando mai il 110 è diventata di fatto non un'operazione di ricostruzione di ma un'operazione finanziaria, dove il grosso non ha fatto studi di credito o altro nel passarci percentuale di roba che ha girato, ma parlo anche solo del 60-70, così che uno, cavolo, è già una roba importante, cioè uno ha 60-70 di quello che investo, che dice ma sai qual è la novità, fai un lavoro ipido di più di che cos'è che tu spendi, ma e questo cosa ha portato? Alzare i prezzi, alzare diverse cose, le conversioni. Noi, tribune, non c'è più nessuno che fa le tribune. Tutti quelli che nel Covid avevano tribune non si sono fatte feste, hanno riconvertito le loro aziende, sono messe a fare i tubi ponteggi, con dei prezzi che sono triplicati una cosa o un'altra, sono diventati di business. Poi anche di bello, se una parte del lavoro lo paghi anche tu, forse anche solo il 20%, io vado a vedere cos'è che mi... Se mi dico che tanto è tutto gratis del 100%, costava 10, adesso mi costa 25, ma io perché mi vado a chiedere che da 10 è andato a 25, ma faccio quello che vuoi. Però quello ha tolto delle risorse che potevano essere messe diversamente. Io mi immagino, vuoi far ripartire l'edilizia, ma abbiamo centinaia di case popolari con la muffa dentro, alloggi che fanno schifo, ma parti dagli edifici pubblici, metti a posto tutte le case della povera gente con un piano strutturato, ci sono le case di riposo che avranno dei problemi incredibili. Io sto per scrivere una lettera alla regione chiedendo se non basta anche a Roma che abbia un occhio di riguardo verso tutte le strutture socio-assistenziali, non solo, anche quelle sanitarie come la Sant'Anna. Voi immaginatevi se delle strutture come la Sant'Anna, una casa di riposo causa caro energia, nel giro di niente dici io chiudo. Ma è quel servizio di chi lo dà la gente? Cioè oltre all'impresa che fallisce, decine di posti di lavoro che vengono meno, c'è anche un servizio sanitario che è essenziale per certe persone che non viene più dato. Allora, il 110 è stato utilizzato in un modo perverso, incredibile, che ha fatto arricchire chi non aveva bisogno, che ha fatto aumentare i prezzi e che non è andato là. E l'ho citato per dire che è pazzesco che fra tutte le cose che si è andato a finanziare con il 110, una cosa del nostro corpo, una casa di riposo, non si è rimasta fuori, non è quello da fare. Quindi quello avrebbe risolto tutto, perché il grosso del costo che c'è per mettere a norma la struttura, che oggi manca sotto 1000 profili, poi non nascondiamo che le cose sono peggiorate, perché da quando abbiamo iniziato a parlare male della casa di riposo, la casa di riposo sta chiudendo, la casa di riposo fallisce, la casa di riposo non ce la fa più, la casa di riposo, tutte queste cose qui, nuovi clienti con difficoltà siano magari arrivati, perché vado in un posto che non c'ho il servizio, E alcuni che erano dentro hanno iniziato già, ma prima che da una sera alla mattina mi dite che siamo in mezzo, io mi organizzo, poco alla volta ho trovato un'altra struttura, sempre vado in un'altra struttura. Quindi da 200 e qualche cosa che erano ancora sono scesi a 160, quindi 40-50 rette in meno al mese, ti cubo già subito, vuol dire che non hai più... Oggi loro sono in una condizione che con le entrate che hanno o pagano gli stipendi o pagano il fondo. Stanno continuando a pagare gli stipendi. A cosa non può andare avanti? Quindi nei prossimi giorni, probabilmente nella prima settimana di non questa, quindi la settimana dal 5 in poi, è buono in quella settimana lì per un consiglio all'aperto. C'è in questi giorni una conferenza di capogruppo, forse già oggi dovrebbe decidere la data, così faccio raccontare tutto, voglio essere trasparente su questa cosa, ho niente da nascondere, compagnia bella. Probabilmente anche l'ente che doveva controllare, regione, non è che abbia controllato tantissimo. Probabilmente quando un privato è arrivato qualche tempo fa e ha fatto un project, se non si faceva affrontare quel project, noi siamo riusciti. È sicuro. Lì erano ancora determinate condizioni, con uno dovrebbe entrare, perlomeno buona parte dei crediti se li
sobbarcava e quindi dava un minimo di soddisfazione. Poi c'era il giudizio negativo di quelli che dicevano diventa da pubblico privato, quindi i lavoratori perdono dei diritti rispetto a prima, però per perdere qualche diritto, per perdere proprio il proprio lavoro, preferivo l'altra situazione, premesso che non è neanche quello che ha influito sul fatto che sia andato male. Lì è successo che un privato ti dice ti faccio un project, quindi queste sono le mie condizioni, chi lo riceve deve semplicemente decidere se è una cosa che ha una pubblica utilità o no, e nel caso mettere a bando quell'offerta. Un altro può partecipare migliorandola, chi ha presentato questa prima offerta può ritirarsi facendosi eventualmente pagare il progetto e le spese che ha sostenuto per arrivare fino a quel punto, altrimenti rilanciare la parte della parte dinamica e continuare a fare l'operazione. Il problema è che se io ti dico che queste sono le condizioni e io ho queste condizioni prendo la casa, mettilo a bando e vediamo se c'è qualcun altro, e tu a bando metti anziché questo, metti solo questo, neanche io che volevo fare il project partecipo, e quindi non c'è stato neanche di niente. Quindi questo, chi ha deciso di non presentare il project come un privato lo voleva e avrebbe garantito quindi la partecipazione a un'evidenza pubblica, ci mancherebbe, almeno uno però sai che c'è, di solito uno presenta un project e sai che almeno uno c'è. Noi siamo così a fare una roba dove uno che ti presentava un'offerta, qualcuno non ha partecipato, non si è più interessato alla sua stessa offerta, è cambiato qualcosa, non era più la sua offerta. È peccato che il sindaco non sia stato nel consiglio della Cassa di Risparmio, sì, perché avrebbe potuto battere i pugni e chiedere. Allora non è che sia un peccato che era rivolta al sottoscritto, era una considerazione per lo stesso discorso di essere oggettivi come facevo prima, no? Se dici è tutto colpa delle auto, no, sono anche le catene, perché quando le auto si sono fermate vogliamo togliere i parcheggi, far tutto gratuito come qualcuno ha iniziato, dobbiamo essere consapevoli che se togli i soldi di entrare nei parcheggi non paghi più il trasporto pubblico. Quindi da sapere. Allora, relativamente a quello, io ho fatto una provocazione nel mio intervento delle prime sere, dove sono semplicemente andato dicendo adesso ci lamentiamo che la banca rischia di non essere più banca del territorio, intesa con che molti amministratori non le conosciamo perché ci vuole un pedigree ormai per entrare, che ci sono sempre meno artigiani che hanno quelle caratteristiche, tanto è vero che non c'è amministrazione, abbiamo preso gente da Torino, da Milano, da altre parti, da compagnia bella. Ci lamentiamo che chiudono gli sportelli nei paesi, ci lamentiamo di mille altre robe, e però quando c'era all'interno del Consiglio di Amministrazione una maggiore territorialità, c'erano delle persone di qua di là, da fuori si sparava contro, il sindaco non può essere lì, ora magari potevi anche benissimo dire il sindaco ci è dentro, ma ci è non perché guadagna il gettone o perché fa altre cose, si può far dire che non prendesse neanche niente se fa dal sindaco, come se io adesso vado a fare il presidente della provincia, essendo stipendiato dal comune di Asti, io andrò a farlo a zero. Quindi no, no, sei già stipendiato dal comune di Asti, non è che aggiungi un altro stipendio da migliaia di euro a compagnia bella. Allora c'è la banca, no. Il sindaco di Asti, il presidente della provincia, delle istituzioni locali sono nel consiglio di amministrazione per garantire una territorialità, perché quando si alza la mano, se il consiglio di amministrazione domani decidesse di vendersi o di fare delle altre, o di proporre delle cose strane, diverse, sono dei tecnici, dei professori, vero sì c'è il professor Calvagno per il presidente, ci mancherebbe oggi. Però non c'è un contatto diretto con in banca fisici, perché è la fondazione che nomina un consiglio di amministrazione in base alle caratteristiche che hanno le persone. Quindi ho detto non perché rivendico di, ma lo mettevo proprio sul piano di dire non ci si può lamentare da una parte che mancano delle cose, manca il contatto con vai in banca, l'ho citato proprio per la casa di riposo, vai in banca e chiedi che la banca coprala con 200.000 euro in questi mesi la casa di riposo, che così cerchiamo di sopravvivere e di vedere se riusciamo a fare l'altra roba. E la banca quando continua non ci sta, siamo già esposti e io altri 200.000 euro non te li do. Diverso, perché fai i conti dalla banca, ci sono dei tecnici che fanno i banchieri. Diverso se c'è un'anima meno tecnicistica, meno tecnica, ma più politica, che dice è vero che può anche buttare di nuovo via altri 200.000 euro, ma se permettete, questa è una banca del territorio, noi decidiamo e immaginiamo che quei 200.000 euro siano importanti buttarli via lì in questo territorio, e li butti via lì, coperti da una città che è consapevole che fai bene a fare quelle cose, ma se l'anima politica non c'è l'abbiamo tolta, oggi ci sono dei tecnici, quanti tecnici? Ci sono due sportelli in due paesi a 3-4 km, non ha ragione che esistano, quindi uno viene meno. E c'è un sindaco che rimane senza un presidio, senza uno sportello, campagna verde. Tutto non puoi avere.
parlando sul turismo? Sì, solo una domanda ancora sul turismo, perché per tornare al Natale astigiano, abbiamo avuto il primo anno con il Magico Paese di Natale, molto ha funzionato, alcune cose devono essere riviste, in particolare gli orari delle casette, eccetera. Alcuni parlavano anche di cambio di location, non più su Corso Alfieri, ma magari intorno alla cattedrale, che potrebbe essere appunto Isola Pedonale oppure no. Ci sono delle novità a riguardo? Allora, premesso che il posto dove io ho suggerito fin dall'inizio di farlo e che a me piace da matto sarebbe stato tutto intorno alla cattedrale, nel senso che quando sono andato a vederne qualcuno e non andavo perché curioso del mercatino, di cui mi interessava relativamente poco, ma andavo nelle zone perché lì io ci ho fatto il militare, allora capitava magari a... Tra l'altro, quest'anno è 30 anni che ho fatto il militare, quindi magari ci ritorno a dicembre. Quindi 10 anni fa per i 20 anni, 20 anni fa per i 10 anni, così mi ritrovo con qualche amico lì nella zona. E è molto cambiato in quelle zone da un'economia che si basava molto anche sulla presenza di caserme militari, mangiare, vestire e tante altre robe, completamente riconvertita da un punto di vista turistico, mercatini e altre cose. Quindi li vedete tutti davanti al Duomo, davanti alla chiesa più importante della città, su una piazza, e quindi a me piaceva. Mi è stato detto che era meglio l'altro modo, ma ci mancherebbe. Cioè, io non metto in discussione un organizzatore che ha un evento di quel tipo, che l'ha sempre fatto funzionare, in continua crescita da un'altra parte, che mi viene a dire, guarda, secondo me bisogna farlo in quel modo, ma tranquillamente. È un po' come quelli che mi dicono, tu devi fare e fare, sei il sindaco, puoi far fare le iniziative, anziché sotto gli anfossi, sotto i portici fogliari. Una cagata incredibile. Cioè, dopo la prima edizione, tu fai qualsiasi cosa dall'altra parte, i banchetti, alla fine della prima volta che fanno, arrivano tutti gli istruttori e dicono, guarda, io da domani non ci sono più, a meno che non ci porti da questa parte. Di là non c'è il passaggio, ho riprovato, non piace. E allora, se l'organizzatore è quello lì, io gli dico, fa la manifestazione, altrimenti a secondo l'organizzatore gliela fai fare dove l'organizzatore dice. Uguale, un po' più in grande, là si parlava di poche cose, sul mercatino di Natale. Arriva uno che ha uno dei primi eventi nazionali per qualità, per numero, che lo fa Govoni. Gli dice, guarda, siamo diventati troppo grandi per continuare a Govoni. A Govoni possiamo mantenere una offerta culturale che si lega con dei pullman che vanno avanti e indietro per le altre cose, ma per ragioni di safety, security, organizzazione, permessi, qualsiasi altra cosa, cerchiamo una location diversa. Ma pensate se l'avessi fatto andare alto, dove va a altra parte, quanti sputi in faccia avrei preso, sì, tutto va dall'altra parte. Abbiamo parlato una cosa che l'importante era portarla. Quindi intanto portiamola, vediamola e facciamo, fare una prima edizione senza sapere che cosa sarebbe successo, perché eravamo ancora di fatto in pandemia, quindi c'è ancora a mettere i cartelli, il mascherino, altri inviti, vi ricordo il megafono, vi ricordiamo, che queste cose. È stata una prima edizione, ci sono dei pro e dei contro. Una delle cose che a me non è piaciuta, ad esempio, è che c'erano molti giorni della settimana dove c'erano dei banchi che erano chiusi, non ha senso, io piuttosto fai in meno tempo, ma quando ci sei stai aperto. Una cosa che non mi è piaciuta è che la piazza più bella, la piazza del secondo, di fatto c'erano le cose meno, che non avevano niente di, però quello era l'angolo degli sponsor, quindi il folletto, quest'altro è, però allora facciamo da un'altra parte gli sponsor, piazza del secondo facciamo, quindi partiamo, tengo a precisare che è venuta ad Asti questa iniziativa perché voleva crescere ulteriormente e si poneva l'obiettivo delle 200 casette, una cosa che non c'è da nessuna parte. Tempo di Covid siamo partiti con un numero decisamente ridotto, quest'anno aumentiamo di una trentina di casette, quindi si aggiunge un pezzo, quest'anno ci saranno più eventi, ci saranno delle altre cose, e andiamo a prendere Piazza Statuto, mi pare, andiamo a prendere Piazza del Secondo con le casette, non con quelle cose lì, occupiamo già la strada vera. Se la domanda diretta è dove tu la faresti, vi ripeto, Piazza Cattedrale, nel miglior contesto possibile, l'organizzatore ha scelto quello, ho piena fiducia nell'organizzatore e ha tutto il nostro appoggio, e quindi avanti così. Di fatto ha aiutato a riempire un momento che sarebbe già stato un po' in decrescita rispetto. Quindi arriviamo a settembre astigiano, rende ancora tutto esaurito per l'ottobre della fiera del Tartufo d'Alba, si avvicina alla fine dell'anno, hai un momento di relax. Tu invece il Natale. Dove il Natale è parti a novembre e arrivi alla vigilia di Natale, e gli ultimi giorni sotto Natale lascia che lavori nei negozi e non ci sono più le casette. L'anno scorso una delle polemiche, mi ricordo che è uscita, cioè finiamo il Natale, un titolone, ad Asti il Natale è già finito, no? Sono stati 40 giorni con le casette, con tutto, ma siamo al 22 e se non ci sono le casette fastidieremo in un altro modo, cioè, andiamo a comprare anche nei nostri negozi. Però
credo, sono poi diventato sequestro di persona, la domanda, i primi 5 anni sono quelli che si dice che sono quelli cui progettiamo, a noi ci servono gli altri 5 per concludere. Cosa realisticamente pensi che si possa concludere nei prossimi 5 anni? Tre progetti, tre cose che ci sono sicuramente tra 5 anni taglieremo. I singoli progetti delle altre scuole di sicuro, quindi noi vedremo almeno altre, avendo 5 anni davanti, almeno altre 3 nuove scuole, detto molto così, senza quelle che stiamo concludendo, quindi vuol dire che noi adesso 3 nuovi istituti, quindi ad esempio stiamo adesso concludendo, nell'autunno si concludono la Iona, si conclude la De Benedetti con tutte le vicissitudini che ha avuto, ma adesso l'azienda fortunatamente sta proseguendo, compagnia bella, c'è la Lina Borgo che sta andando anche lì verso la conclusione degli altri cantieri, io immagino di partire con almeno altri 3 cantieri nei prossimi 4 anni, quindi rifacimenti di scuola, messa in sicurezza, quindi si guarda soprattutto alla parte, diciamo, efficientamento energetico e sicurezza statica e tutte queste altre robe qua. Quindi non nascondo che mi piacerebbe come amministrazione in 10 anni sarebbe trovato ancora messo a posto più scuole in assoluto, perché riteniamo che sia veramente importante. Ogni tanto, fortunatamente da un po' di tempo che non capita, ma vediamo che contro soffocature e altre cose, mentre le nostre ragazze sono tranquille a scuola a causa di un incidente, allora mettiamo a posto che quando uno va a scuola sa che è un ambiente sia per i bambini, ma per i ragazzi, sia per chi ci lavora. Dopodiché mi associo molto a quella parte di Trento per dire che ci credo, vorrei che passasse come una città che ha saputo organizzarsi e diventare ancora più accogliente, in misura uomo più vivibile, quindi più pulita, più piacevole proprio, un po' perché abbiamo educato un po' più i cittadini, un po' perché ci abbiamo messo più risorse noi, perché magari facciamo delle altre cose. Non posso dire più sicura, purtroppo, non posso dirlo, mi piacerebbe dire anche non dire più vivibile, anche più sicura, perché ormai viviamo in una società dove un sindaco non dorme la notte sperando che la mattina si sveglia e, aprendo il giornale, ormai anche quelli online, non ci sia una brutta notizia capitata nella propria città. Io l'ho detto anche in consiglio la prima volta, morto quello all'albergo d'Alessandria, poteva capitare da una situazione, ma uguale identica. Ogni giorno noi apriamo, ci sono città di medie dimensioni dove c'è morto, io sto facendo proprio ogni giorno una fotografia di un articolo giornale di un posto diverso in Italia, quando leggi i titoloni, lo faccio mettere via dalla mia segreteria, lo metti lì perché so che prima o poi arriverà anche da noi, so che purtroppo quando arriverà qualcosa di eclatante da noi ci sarà tutti, sì, la città non è sicura, ci sono stati 300 giorni prima, 300 città diverse, ci sono cambiate queste cose qui, quindi siamo qua che speriamo che, e non perché non si fa le cose che vanno a fare, ricordo che Asti sta mantenendo a fatica, ma lo sta mantenendo H24, 7 giorni su 7 il servizio della nostra polizia municipale, l'unica città che lo fa oltre a Torino in tutto il Piemonte. D'altra parte alle 8 di sera, certi giorni si spegne, non c'è la notte, i telefoni non ci sono più risposte, poi sì, per telefonare e dire sono impegnato da un'altra parte, non sono venuto subito, non so, però ci sono, vuol dire che c'erano delle altre cose da fare, ringrazio che ci sono quelle cose da fare. Quindi, mi piacerebbe poter dire la sicurezza, ma non ne sono sicuro, quindi dipende da cose anche più grandi di no. Però, ripeto, dicendo già, una città più vivibile, più pulita, più in misura d'uomo, vuol dire meno inquinata, è una città dove arrivano degli investimenti. Io sono convinto che noi, nel giro di molto poco, riusciremo a chiudere il cerchio su uno dei 3 grandi filoni sui quali abbiamo perso degli anni e ci siamo concentrati. Relativamente al turistico ricettivo e al turismo, la promozione, ai grandi passi in avanti che abbiamo fatto nel promuoverci, alla grande operazione con la TL di Alba che è stata la svolta secondo me, manca ancora un tassello senza il quale non si può dire che siamo diventati una città turistica e che possiamo trarre un certo tipo di turismo con una grande struttura. Qui in questa città, se arrivassero 150 persone con 3 pullman e vogliono dormire tutto questo posto, non c'è più. Venissero 150 medici per un convegno, non sceglierebbero Asti come città congressuale, andrebbero da altre parti. E di solito 150 medici portano 150 mogli, o se sono dottoresse portano i mariti. Questi, mentre loro dibattono qualche ora, vanno in giro, comprano, fanno altre cose, o anche soltanto delle gite scolastiche, o anche altro, qualsiasi cosa vuoi. Mi manca una struttura importante e grande. E cosa potrebbe la seconda, e potrebbe essere una cosa su cui. La seconda, il discorso del retroporto e lo sviluppo di tutta la logistica sul nostro territorio, con
forti investimenti e ritorno occupazionale. La terza, approfondire i ragionamenti su degli investimenti che potremmo fare insieme al nostro socio di riferimento, che non è più questo, possiamo dire NOS, ma è chi ha la quota di maggioranza all'interno di NOS con ASPA, che si chiama IREN. Allora, IREN è un colosso che ha centinaia di milioni di liquidità, disponibilità importanti, e oggi che noi abbiamo sistemato tutti i rapporti con ASP sul finire della scorsa amministrazione, quindi io di questo periodo qua ne ho reso uno, iniziavo a dare delle piastate con il mio socio, quindi cioè, pronti partendo da via, il primo documento che avevo scritto è: cari signori, il teleriscaldamento all'ospedale me lo fate, punto. Un giorno dopo ho ricorso tutto quanto e tutte le ambaradani immaginabili che sono fuori. Abbiamo risolto tutta una serie di situazioni oggi, quindi siamo persone che insieme vogliono fare un percorso e vogliono fare investimenti su questo territorio. Quindi sono convinto che potrebbe essere il riscaldamento, potrebbe essere efficientamente energetico di tutti i nostri edifici, potrebbero essere comunità energetiche, potrebbero essere, non dico decine, anche centinaia di milioni di investimenti. Anche il famoso termovalorizzatore. Io di termovalorizzatore non ho mai parlato. L'ex presidente di Gaia. Allora, io non ho mai parlato di termovalorizzatore, c'è un dato di fatto, si va verso una legge regionale che provvederà in Piemonte a 4 termovalorizzatori. Uno c'è già a Torino, ne dovrà nascere uno nel Cuneese, uno in zona della Vercelli di Novara e un altro in sud. Potrebbe essere Alessandria, potrebbe essere, doveva nascere, credo Novi Ligure forse, dov'è che è caduta l'amministrazione. Sì. C'era un'amministrazione, bisogna cercare i primi di luglio. Il 4 luglio è caduto un'amministrazione, se non vi dico, avevano il progetto del termovalorizzatore pronto, che partiva, lo avrebbero fatto lì, proprio sul termovalorizzatore, un po' di altre situazioni. Beh, io vedo delle cose, vedo città europee che hanno il termovalorizzatore nel centro, vedo Copenaghen dove sul tetto li sciano persino perché si scia, e vedo anche che c'è una città che odia subito dopo, perché non ci pensi, la fai ragionare, io dico che la mette prima, di primo chilo. Cos'è che ti piacerebbe? L'ordine, il giardino, la pulizia, questo o l'altro. Poi dico, quanto paghi la bolletta dell'immondizia? Sì, adesso che ci penso, abbiamo la bolletta dell'immondizia, ce la diciamo da tanto, fra le più care d'Italia, se potessimo spendere meno, ma stiamo andando avanti di scarica, stiamo andando avanti con i metodi tradizionali di... Però ripeto, investimenti di IREN, importanti. Non la seconda domanda, non abbiamo parlato, però il campo rom comincia oggi la bonifica. In questi giorni, sì, la bonifica puliamo e man mano occupiamo con blocchi di cemento affinché non si vada di nuovo a scaricare e non si vada ad occupare con nuove postazioni. Okay. Demoliamo delle baracche, ristringiamo il campo e andiamo a fare un po' di ordine sull'esistente. Nello stesso tempo i servizi sociali stanno prendendo ogni singolo nucleo familiare e verificando la singola situazione e modalità attraverso le quali si può immaginare una fuoriuscita dal campo. Un esempio su tutto. Se in un nucleo familiare c'è uno che lavora, andiamo a prenderlo, e ha quindi uno stipendio a tempo indeterminato, grazie a questo stipendio e quel contratto a tempo indeterminato, questo soggetto può, accompagnato ai servizi sociali, accedere ad un microcredito. Un microcredito vuol dire che un istituto finanziario ha a disposizione delle risorse che non ha per comprare un immobile e per andare a vivere in mezzo a delle mura di mattoni rispetto a una baracca in una tenda. Altri non hanno questa possibilità, quindi i servizi sociali, in base a come da cosa è composto il nucleo familiare, in base alle normative che ci sono, verificano quali sono gli strumenti che si possono utilizzare per accompagnarti verso una vita diversa. Cioè, io li ho ricevuti alla fine un bacio a bracci, è stata una riunione fra le più cordiali che ho fatto in questi 5 anni. Intanto anche questa riunione che è riuscita, la prima che è ridurre il numero. Assolutamente sì. Assolutamente. Però se poter fare qualcosa di più, qualcosa di meglio, si può sempre fare di più. Si può sempre fare di più e meno, è soltanto un problema sociale. Assolutamente, si può fare sempre di più e meno. Non è un problema sul fronte sociale, c'è un problema di qualcuno andava a scaricare. Assolutamente, assolutamente. Cioè, ecco, io quando dico tante volte non è solo colpa di questi signori,
ci sono anche dei cittadini normali, giacca e cravatta, che fanno i lavori più diversi, che vivono la città e che sono una bella presenza e sono anche dei signori, che non si sporcano le mani a pulirsi la cantina, e chiamano questi signori, gli aprono la cantina, portano tutto via, e buono, questi è quello che senza preoccuparsi di dover andare a scaricare. Perché è fatica, poi gli apro la cantina a mettere sulla strada, che aspro gratuitamente che viene a ritirare la mattina. Più altre situazioni di altro tipo, magari anche qualcuno che ha qualche cosa che sarebbe un problema a smaltire e che tranquillamente se lo libera. Se non ci fosse qualcuno che fornisce questa roba, non ci sarebbe ancora per la cosa, e poi bruciano e fanno le altre cose. Quindi tutto un insieme di... Sì, grazie della... Grazie a voi. Del tempo, della disponibilità. Quanto tempo abbiamo fatto passare per curiosità? Quasi due ore. Quasi due ore.